una buona prova, avete limitato i danni, anche se forse col senno di poi avete concesso un po' troppo a un Messina in gran spolvero. Ma abbiamo due obiettivi diversi e noi ci andiamo a giocare la salvezza sia fuori che in casa, perché per noi oggi penso che non avevamo nulla da perdere, perché non è che puoi venire qui e dire oggi batto il Messina. Ci abbiamo tentato, abbiamo avuto le nostre occasioni che una squadra deve avere fuori casa. Penso che il primo tempo loro sono partiti bene, si è subito visto il valore del Messina, che comunque non a caso è primo in classifica. Siamo stati bravi noi a limitare, diciamo, i danni, però io ho il rammarico di non aver avuto a disposizione tutta la rosa che io ho a disposizione, tra squalifiche, infortuni, c'erano tre giocatori in non perfetta forma. Penso che c'ho io qualcosa da recriminare, non sul piano del risultato degli uomini, perché magari potevamo vedere un'altra partita, perché se avevo tutti i giocatori a mia disposizione, quei giocatori che per me sono fondamentali, penso che potevamo fare qualcosina in più. Però secondo me abbiamo avuto le nostre opportunità di poterla pareggiare, anche se poi il Messina ha avuto tante occasioni, però si gioca anche col portiere, si difende e si cerca di battere, di contrabbattere ogni attacco. Secondo tempo abbiamo ribattuto bene alcune occasioni e tutto sommato il risultato forse per il Messina può essere un po' restrittivo sotto profilo dei gol, perché potevano fare qualche gol in più, ma lo potevamo fare anche noi. E ripeto, sono rammaricato di non aver avuto i miei giocatori fondamentali in perfetta forma. De Rosa in particolare era stato grande protagonista al Celeste, a Messina, contro il Città di Messina. Oggi ha dovuto rimpiazzarlo in pratica già nel corso dell'intervallo. Tre cambi avvenuti in pochi minuti, la dimostrazione che in tanti erano a corto di fiato. No, c'erano proprio problemi proprio fisici riguardanti infortuni. De Rosa non doveva proprio far parte della partita. Lo stesso Mattioli, che l'ho fatto subentrare, viene da un infortunio. Incoronato, che pure stava acciaccato. Rinaldi, che è un centrocampista per me fondamentale per il gioco in cui noi cerchiamo di costruire. Temponi in difesa, però tutto sommato quelli che li hanno sostituiti hanno fatto la loro figura. Però è normale, quando hai dei giocatori che poi ti fanno la differenza, è normale. Ci sono, a un certo punto ho giocato con 5 under, 2,94, proprio per la rosa noi è ristretta, appunto noi abbiamo obiettivi diversi. Noi speriamo nella nostra classifica, nella nostra salvezza, ce la giocheremo già da domenica prossima, dopo le festività, che arriva il Cosenza, e cercheremo di fare lo sgambetto al Cosenza. Bello spettacolo sugli spalti, con un gemellaggio, una bella pagina di sport. Ma sicuramente il pubblico è, secondo me, un uomo in più in campo. Forse ancora ne vedo pochini per una squadra che sta prima in classifica, però penso che danno il loro supporto anche alla squadra.